e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Eccellenza, bentornato. Caro Padre Giancarlo, già alcuni anni fa è venuto come dono il 15 di settembre in occasione della festa dell'Addolorata. Quest'anno, in occasione della festa parrocchiale, il titolo della parrocchia è Gesù Crocifisso, nostra gloria e nostra salvezza. Grazie caro Padre Giancarlo, perché mi ha detto subito di sì, per la disponibilità, per l'amabilità, per la paternità. Anni fa Giovanni Paolo II ci aveva detto che vivevamo un tempo senza padri, oggi potremmo dire anche un po' senza madri, per cui c'è bisogno di chi incarna paternità, maternità, tenerezza, affetto, proprio vicinanza. Grazie per essere venuto e sono certo che, anche se per solo quest'ora di messa, questo segno di paternità e di amabilità, come lei ha sempre manifestato tra i suoi sacerdoti e tra il suo popolo di Campobasso, lo darà anche a noi qui questa sera. Grazie. Io vi dico grazie che mi avete invitato a rivivere una esperienza di liturgia bella e piena. Grazie a te, carissimo Donelio, ai sacerdoti presenti, ai collaboratori, ai ministranti, al bellissimo ed esultante coro, a tutta la viva assemblea che ci circonda. Ed è vero che è una festa grande, una delle più grandi durante quest'estate, e che diventa uno sguardo alla croce di Gesù. Durante la liturgia e l'omelia guarderemo le sette parole che Gesù ha detto sulla croce, ripassandole una per una in modo rapido, raccogliendo il messaggio meraviglioso che Gesù sulla croce ci ha dato tramite il suo sangue, ma anche tramite la sua parola. Iniziamo con umiltà e chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio. Grazie.
conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Facendosi obbediente fino alla morte
e ad una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclama Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Gracias.
spiaggia, nella comunione fraterna tra le varie chiese del Molise. È bello per me vivere questa esperienza dell'esaltazione della croce, cuore di tutta la vita di Gesù, punto di riferimento. La croce guarisce le nostre ferite ed è balsamo di misericordia, ma anche chiarifica lo stile di Gesù. Tra alcune parole tentazioni, alcune parole soluzioni. Le parole tentazioni che anche Gesù ha vissuto, che anche noi viviamo davanti alla croce, è la tentazione del potere, del piacere e dell'avere. A queste Gesù sceglie tre parole alternative, tre strade alternative di vita: il perdono, il servizio e il cuore puro. Perché questa è la logica della croce: darci indicate la strada giusta per arrivare alla vita. Ed ecco perché allora permetterete che vi aiuti in una rapida ma efficace meditazione su quelle parole che Gesù ha detto sulla croce. Parole che mi hanno sempre conquistato. Sono sette parole, sette passaggi. Se avessimo una catechesi mi avrei portato un bel cartellone, perché praticamente è come una salita da un punto basso, il punto buio della vita di Gesù, il punto della sua tristezza, il mistero di Iniquitatis. Progressivamente Gesù sale da questo punto nero oscuro verso il punto luminoso della sua vita. E le sette parole sono un miracolo di testimonianza e di bellezza. Tutte le parole sono come un pezzetto di questa strada, come potrete vedere e ascoltare in modo rapido, ma efficace. Mi ha fatto luce nella mia vita di pastore quando ero in terra di Calabria. Sono stato 25 anni in Calabria, prima da prete e poi da vescovo. Un giorno mi vennero a dire: c'è una professoressa di matematica molto ammalata, morente, che vive un'esperienza di grandissima desolazione. Sembrava a lui che tutto crollasse della sua vita ed era molto angustiata. Mi hanno detto: vai, digli qualche parola di consolazione, aiutala in questo momento delicatissimo del suo vivere e del suo morire. Io ci andai trepidante, perché sentivo il peso di questo dono, anche di questo incarico. Ma quando entrai vidi questa donna energica, professoressa di matematica, e nei licei sapete che le professoresse di matematica sono quelle più temute, quelle che fanno legare dritti anche i ragazzi più difficili e più acerbi. Ecco, lei era così. Quindi sempre la donna che ha comandato, e vedersi ora davanti al dramma di un tumore molto devastante, era andata in profonda crisi. Aveva smarrito ogni riferimento. Io, davanti a questa situazione, ebbi dal cielo un'ispirazione. Parlali, mi sentivo nel mio cuore la voce di Dio che mi diceva: parlali delle parole di Cristo sulla croce e vedrai che troverà pace. E
ragiona le parole. Ora vi dico, sono le più belle che ha detto Gesù in tutta la sua vita. Il punto primo, potremmo dire il punto più basso, è un grido. Dio mio, perché mi hai? Questa è la prima parola, la più tremenda, che raccoglie i serpenti velenosi di cui ha parlato la prima lettura, che raccoglie il grido della guerra, dei migranti, quando sembra anche a te, a me, a tutti noi, che Dio è lontano, assente, che ci lasci da soli, che ci lasci soli. Ecco, Gesù è partito da lì, anche lui ha vissuto quello che anche noi abbiamo vissuto, tutti noi quando capitiamo in ospedale. L'anno scorso io sono stato 2 mesi in ospedale, in un momento molto duro della mia vita. Ebbene, tutti ci siamo fatti questa domanda, ma dov'è Dio in questo momento per me? Come faccio a incontrarlo? Mi ha lasciato solo. Gesù ha vissuto così, è partito da qui. Subito dopo però si è guardato attorno, come capita a te quando arrivi in una sala di ospedale, vedi i tuoi compagni di cammino della realtà dell'ospedale, incominci a conoscere i nomi, a sentire le loro grida, condividere le loro angosce. Ecco, Gesù ha visto accanto a lui 2 ladroni, non meritavano nessuna stima, però avevano un cuore anche loro. E Gesù li guarda, perché sente che uno di loro gli dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E lui aggiunge la prima parola dove lui si è sentito non da solo, ma insieme. E ha detto: oggi tu sarai con me. Ed è bellissima questa parola, guardate, perché senti che Gesù ti vede, ti pensa, ti guarda, si accorge di te, non sei più solo, ma nemmeno Gesù si sente più solo. Poi Gesù guarda dall'alto della croce la sua mamma, Maria, e insieme a Giovanni sono le persone che gli fanno compagnia. E dice quelle parole splendide: ecco tua madre, ecco tuo figlio. È il momento in cui tu senti che la famiglia piange con te, che hai una mamma vicino a te, che hai un cuore che condivide il tuo cuore, che porta insieme con te la tua fatica. Sono i tuoi familiari, i tuoi amici più intimi, le tue realtà che tu senti vicino, tua madre e un amico che sta con te, tuo amico. Poi Gesù compie un gesto grande, guarda avanti e vede e sente dentro di sé un'esperienza di grandezza spirituale pastorale e grida: ho sete. Era indubbiamente il momento che viveva per ogni condannato a morte per crocifissione, soffriva tantissimo la croce, la sete. Qui Gesù va davanti e vede la folla infinita dei fedeli, vede noi, vede il mondo intero, sente la sete di noi. Ecco perché Madre Teresa, l'avete visto che recentemente in un suo testo, in ogni cappellina delle suore di Madre Teresa c'è scritto in inglese "I thirst", io ho sete di te, ho sete della vita, ho sete del dono, ho sete della gioia. Poi Gesù guarda indietro, prima ha guardato avanti, ho sete, adesso guarda il suo passato. E qui grida
e dice con gioia una frase che vorremmo detta anche da noi al termine della nostra vita: tutto è compiuto. È meravigliosa questa frase perché indica che la razza è diventato preciso, perfetto, come quando abbiamo le antiche tessitrici per i paesi, invece nei paesi del sud si sente la sera e pomeriggio estivi il gioco del telaio che passa avanti e indietro tra l'ordito e la trama, tessendo insieme in modo meraviglioso la razza, che è la razza di colore, e vedi che nulla manca, che tutto è perfetto, lo guardi e dici che bello, è completo, tutti i fili sono stati messi giusti, oppure un mosaico dove vedi che nulla è fuori luogo, tutto è compiuto, tutto sia avuto un senso, tutto ha avuto un significato. Guardate che meravigliosa questa frase, poterla dire tutto ha avuto un senso nella mia vita, quando la ripassi, oppure la sera quando chiude la tua giornata, vedi e ripassi e dici grazie Signore, perché tutto ha avuto un messaggio. Poi ci sono due frasi conclusive, una più preziosa dell'altra. Gesù dice a un certo punto: Padre, perdona loro. Ecco il grido del perdono, perché il perdono, come dice il Papa nella bolla meravigliosa, spesso non confondo, sulla bolla del Giubileo, fa questa riflessione acutissima. Guardate e sentitela bene nel cuore. Il Papa dice: il perdono non risolve il tuo passato, perché quello che è stato, i guai che sono stati fatti non sono risolvibili. Però il perdono ha un grande, meraviglioso, magico potere, quello di guardare il tuo futuro. Tu sciogli il passato e apri il cuore al futuro. Non ti resta dentro il rancore, la rabbia, i risentimenti, le gelosie, le invidie, ma respiri la gioia di Dio. Il perdono ti dà la possibilità di guardare con gesti progressivi, ma tenaci, il tuo futuro. Fai tacere il male e fai parlare il bene. Ed è una cosa fantastica, perché quella è l'esperienza di Cristo Gesù, che si umiliò come servo, il cui nome è sopra ogni altro nome. Ecco, il perdono è il dono più grande, veramente il dono della meraviglia. Se permettete, abbiamo voluto, nel viaggio recentissimo del Papa in estremo Oriente, quando a Giacarta, capitale di una grande nazione come l'Indonesia, lui ha parlato davanti a un tunnel che, potremmo dire in modo quasi miracoloso, unisce le due grandi realtà di questa grande chiesa centrale della capitale. Da una parte c'è la moschea, dall'altra c'è la cattedrale. Sotto hanno costruito un tunnel in modo tale che non ci sia nessuna difficoltà a poter passare dalla cattedrale alla moschea, dalla moschea alla cattedrale. È veramente, l'hanno chiamato il tunnel dell'amicizia. Ed è molto bello quello che il Papa ha detto: cerchiamo il divino, incontriamo il cielo, perché è nella sede dell'infinito che Dio ha posto pace al nostro cuore. Capite? La sede dell'infinito è l'unica realtà che ti permette di perdonare, perché senti che il perdono è un dono supremo di Dio, che però se tu lo coltivi tutti i giorni, anche nelle piccole cose, la scusa in famiglia, un piccolo litigio,
un rancore che rischiamo di coltivare, tu lo superi subito, il perdono lentamente matura, come un fiore profumatissimo. E l'ultima parola, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ecco, è la parola più conclusiva. Se voi mettete e fate un giochetto a casa con voi, con i vostri ragazzi, o a catechismo, mettete le due parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato, lo mettete in fondo. Poi vedete ad agio adagio tutti i gradini, 7 gradini che abbiamo ora percorso. Stringete e vedete che l'ultima parola è l'opposta. La prima dicevamo Dio mio, si sente un Dio lontano, perché mi hai abbandonato. Ora invece è Dio mio, Padre, non più Dio mio, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Così muore Gesù, e così vorremmo morire anche noi, affidando nelle mani di Maria e tramite lei nelle mani di Dio la dolcezza delle mani che ci abbracciano, mani di accoglienza e di misericordia anche tra loro, mani di fraternità nella famiglia e tra i parenti, mani di paternità e di maternità davanti anche al mistero di questi figli. Pensate a quello che è successo a Milano, a Paderno, dove quel ragazzo Riccardo uccide il fratellino di 12 anni, il papà e la mamma. Capite il mistero dei nostri ragazzi? Il mistero. Noi abbiamo bisogno di queste mani per i nostri figli, che li abbraccino, che li fanno sentire a casa, dolci e accolti, creando un clima di fiducia in noi adulti nei loro confronti, capaci di vedere, tra virgolette, i nostri figli per comprenderli e non per giudicarli. Ecco, queste sono le 7 parole di Gesù che io vi ho indicato, perché sono le parole, guardate, della vita. Per chi mi ha abbandonato sarà in paradiso con me, ecco tua madre, possedi tutto il compiuto, perdona loro nelle tue mani. Dio viene, Dio ci aiuti a ripercorrere così. E concludo con la parola stupenda che quella professoressa di matematica, man mano che io spiegavo le parole, vedevo che il suo volto si era serenato, trovava pace. Non era più teso all'inizio, quasi come a dirmi che sei venuto a fare. Poi ad agio adagio, man mano che spiegavo, ha capito il suo dolore nel dolore di Cristo, l'ha detto, e ha concluso così, una frase che ha incredibilmente un mistero dentro. Era una donna che poco andava in chiesa, ma aveva nel cuore una grande sete di verità. E allora, quando io ho concluso, lei, la brava professoressa di matematica, ha concluso: ora capisco perché in Dio tutte le frazioni si compongono in unità. Pensate. Ora capisco perché in Dio tutti i pezzetti della nostra vita, tutti i gesti anche sparsi del nostro cammino, tutti i momenti di rabbia si compongono in unità, tutte le frazioni. Perché questo è lo scopo di un insegnante di matematica, arrivare a una soluzione dolce, unitaria, maturata, piena. Ecco, questa è la croce di Gesù. Non dimenticatela mai, specialmente nei giorni tristi della vita, nei giorni amari, nei giorni faticosi, anche e soprattutto quando le cose sono diverse oppure spinose. Mi piace concludere con una lettera di un martire, un sacerdote di Roma mandato in Turchia
ad evangelizzare dialogando con il mondo islamico. Fu ucciso da un estremista nel 2006, gli ha sparato alle spalle e il proiettile ha attraversato il suo cuore ed è andato a finire nella Bibbia in turco che lui stava leggendo. Qualche giorno prima aveva mandato ai suoi amici questa lettera. Quando ho detto che per difendermi dalle spine che io incontro nella vita, che tutti incontriamo, tiro fuori le mie spine, mi rimetto sotto la croce, guardatela, la guardo e mi ripropongo di seguire il mio fondatore, Cristo Gesù, quello che non usa né spada né spine, anzi, ha subito l'una, la spada e le altre, per spezzare la spada e togliersi le spine del risentimento, dell'inimicizia, dell'ostilità. Ecco, questo è il compito della croce, toglierci le spine che abbiamo dentro, liberare il cuore da tutto quello che di negativo noi viviamo. E se tu ogni sera baci il crocifisso o lo guardi o gli fai una carezza addormentandoti, senti che quelle spine che la vita ti regala purtroppo, ti mette davanti, giorno per giorno, quelle spine si sono sciolte. Questo è il mistero della croce. Ed è questo ciò che noi dobbiamo chiedere. Non dobbiamo chiedere un cuore duro, ma un cuore puro. Questo è ciò che io vi lascio. Chiedete veramente al Signore, ogni giorno guardando la sua croce, entrando in questa bella chiesa, guardando questo eloquente crocifisso, guardando a Maria addolorata domani, chiedete proprio questo. Donami al Signore, non un cuore duro, ma un cuore puro. Signore Dio Padre, che hai tanto amato il mondo, da dare
e tutti i nostri pastori, perché con la loro vita e il loro insegnamento ci conducano a imitare Cristo nel dono della vita, noi ti preghiamo. Per i cristiani perseguitati a causa della fede, per tutti coloro che si dedicano al servizio del prossimo, il sacrificio diventi seme di fraternità, noi ti preghiamo. Per il popolo cristiano, per quanti soffrono nel corpo e nell'anima, perché condividendo la passione di Cristo come Maria addolorata, portino frutti di vita, di amore e di pace, noi ti preghiamo. O Padre, accompagnati da una schiera di martiri e da cristiani perseguitati, presentiamo a te, o Signore Gesù crocifisso, in unione con Maria addolorata, le nostre preghiere, le nostre suppliche, i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, che questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a cuore e cuore.
tempo e in ogni luogo, a te, o Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita, e chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo Gesù, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te ingiungono i cieli dei cieli, i serafini, uniti in eterna esultanza, e al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Vescovo Giancarlo qui presente, presbiteri, diaconi
si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora leviamo le mani in cielo, affidiamo al Signore la nostra vita nelle mani sue, come ha fatto Gesù sulla croce, e diciamo insieme: Padre,
Ecco. Thank you.
convito, guida alla gloria della risurrezione, coloro che hai redento con il legno della vivificante tua croce, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Prima di lasciarci vi ricordo che segue un po' di festa comunitaria, per cui chi lo desidera si ferma, ci sono piatti buoni cucinati dalle nostre mamme, sono veramente deliziosi, per cui anche patatini fritti, altro, insomma, un po' di bibite, in modo che siamo un po' in amicizia, in gioia e allegria insieme. Ancora il nostro grazie dal profondo del cuore al Vescovo Giancarlo per questa parola paterna, che è veramente profonda, soprattutto esperienziale, che ci ha tenuti su e attenti per tutto il tempo. Grazie, Dio la benedica, caro padre Giancarlo, e la conservi ancora a lungo per tanti anni. Sappiate che veramente la meditazione delle sette parole ha sempre confortato la gente nelle difficoltà, nelle paure, nelle rabbie del cuore, come conforta oggi il mondo davanti a tanta tristezza per le guerre. Valorizzatela soprattutto in Quaresima, questa vostra chiesa dedicata appunto alla croce. È una tradizione antichissima, musicata da Bach e da Mozart in modo molto splendido nel Settecento, dove questa devozione era molto praticata. Ripassare le sette parole di Gesù una a una e sentirle nostre, sentirle la nostra storia. E invochiamo la Madonna, che sempre è stata con Gesù sotto la croce. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Perdonate, dimenticavo ancora, domani, domenica, la prima messa alle 8 e poi
Massa. Buona serata, buon lavoro. Signora, mezzo dal coro a spillare la birra, eh? E questi giovani chi sono? Allora lui. Ciao, sono oggi lavoro in barista. È festa e speriamo che andate. Certo, sì. Anche se leggermente fresco questa sera. Comunque arriverà. Presente, Stefano. Ce ne sono Stefano, c'è anche io altri sono qui a servire. E fa freddo. Bravi, bravi, amico, dai. Fate volontariato. Buonasera signora. Siamo gioiosi, stai riprendendo già? Sì, sì, certo. Siamo gioiosi, contenti allora, di questa festa. Temevamo per il tempo, però c'è il Signore con noi. Sì. Siamo contenti di Monsignor Brigantini, Donale è stato un grande ad organizzare con noi tutto e... che dire, vai più cioè, dietro, va più dietro. Vai più dietro così c'è le luce. Sono le signore che hanno cucinato. Franca, Pasqualina, c'è tutto lo stato. C'è la pasta, vedo che c'è la pasta. La pasta all'arrabbiata. Ah, buona. Abbiamo i panini, la salsiccia, le patatine. Ma sono molto piccanti, molto piccanti. No, perché il piccante poi ce lo mettiamo dopo, sono tantissimi. Ah. Buona serata. Buona serata, grazie. Complimenti. Buon divertimento. Nonostante il freddo. Sì, però l'entrata è quella. Gira.